Bosley. Quindi buona partenza per Venezia, 4-0 ancora in attacco Lumana. Clark sfrutta il blocco di Shevchik nell'angolo, la palla per Slay da tre punti, e il canestro da tre punti di Slay. Devo dire che in queste prime tre azioni l'approccio difensivo di Sassari non è aggressivo. Era a livello professionistico. Assolutamente sì, perché è partito, diciamo, dalla Serie B2, ha dimostrato sempre costanti progressi fino a riuscire a guadagnarsi anche la ribalta della massima serie con pieno merito. Dimostrazione che anche senza un talento cristallino, ma lavorando duro, si può arrivare in alto. Intanto Slay riesce a tirare in testa Pinton, in questo caso sì. Mismatch vincente. Ottima lettura, concentrazione da parte della Ray. È già il terzo fallo per uno dei giocatori più importanti nell'economia del gioco sardo. Sì, questa può essere una variabile tattica decisiva della partita. Ora vedremo se la Reyer utilizzerà il giocatore marcato da Osley per situazioni di uno contro uno. Intanto soluzione rapida tra Clark e Osley e due punti. Ecco, sul lato forte, palla per Plisnic. L'errore di Plisnic, il rimbalzo di Osley, ma viene strappato di mano il pallone da un giocatore dell'Umana. Clark ricomincia l'azione per gli Oro Granata, la penetrazione di Slay subendo fallo, e queste sono le situazioni che Slay predilige. Sì, bravo Chicchi nella situazione di contropiede primario. Capitano Alberto Causin, colonna dell'Umana Reyer. 83-70, capace anche di colpire dalla distanza Alberto Causin. Tanto Clark, ancora Clark, la penetrazione, lo scarico, Slay, finta il tiro, poi il palleggio, ancora il tiro e il canestro di Tamar. Bravo Slay. Tamar, vedendo il difensore in recupero rapido, finta di tiro per farlo saltare e poi buonissimo palleggio, resto il tiro.